Belen Rodriguez, tapiro da Striscia la notizia, la verità su Iannone e la dura replica selvaggia Lucarelli. Belen, tapiro da Striscia la notizia, la verità su Iannone. Poi la dura replica alla Lucarelli, non mi abbasso al suo livello. È stato uno dei gossip più accesi della settimana, Belen Rodriguez ha troncato con Andrea Iannone, la rottura è stata definitiva e non c'è stato modo di ricucire. Questa voce era stata diffusa dal settimanale Chi. Ma cosa c'è di vero? A quanto pare poco. L'Argentina, raggiunta in punta di tapir d'oro dall'intramontabile sarcasmo di Valerio Steffelli, inviato storico di Striscia la Notizia, ha in fretta liquidato le voci del chiacchiericcio mondano con un non è successo niente. Ma non è finita qui. Sempre pungolata dall'ironia del giornalista del TG satirico, nel suo mirino è finita anche selvaggia Lucarelli, con la quale si porta dietro ruggini da diverso tempo. Belen a Striscia la Notizia, non è finita con Iannone. Selvaggia Lucarelli chi? Non è successo niente, non c'è niente da dire. Al microfono di Staffelli, Belen usa un paio di frasi per smorzare la voce insistente del gossip degli ultimi giorni che la vedeva lontano da Iannone. Il giornalista di Striscia la punzecchia poi su un'altra polemica che l'ha coinvolta questa settimana, vale a dire quella relativa al suo peso e alle sue parole sulla magrezza. La modella dunque fa chiarezza, mi hanno detto che ero dimagrita troppo, quindi io ho detto a un utente sui social che quando ingrasso un po', in televisione mi sento un po' volgarotta. Per questo mi preferisco un po' più secca. Loro quindi hanno detto che la Tatangelo e la Jespica, effettivamente, sono un po' più in carne, un po' più appetibili. Dopodiché arriva l'intervento su Selvaggia Lucarelli. Belen Rodriguez, selvaggia Lucarelli che lavoro fa? E su Iannone parlo a vanvera? La nota blogger e giornalista selvaggia Lucarelli non ha tardato a far pervenire all'Argentina il suo peccato commento dopo le parole sulla magrezza. Da tempo tra le due non scorre buon sangue. Staffelli, nel consegnare il tapiro a Belen, non ha mancato l'occasione di chiedere un commento sulla scrittrice. Chi? Che lavoro fa? Dice con sarcasmo la Rodriguez, e. Non mi pronuncio e soprattutto per la prima volta dico che non mi abbasso al loro livello. Infine, all'ennesima domanda sulla fine della love story con Iannone chiosa retoricamente, ma io parlo a vanvera? Insomma, pare che l'amore con il centauro prosegua sui binari giusti.